Salve a tutti ragazzi, sono Joy Shogun e benvenuti sempre qui su Kingdom Hearts Union Cross. Allora ragazzi, mi dispiace assolutamente per il ritardo di tutte le notices che ci sono state in mia assenza, chiamiamola un po' così. Allora, però ho dovuto fare molte cose, tra cui la gatta che dovrebbe partorire a momenti, veramente a momenti. L'ho lì sul letto e sta... Sì, mi sta guardando malissimo perché sto guardando questo video, però va bene. Allora ragazzi, partiamo subito da Get Envy e Assed in 5 pool. La formula è la stessa, quindi 0 dot per loro, se non ho visto male a qualche parte, perché l'avevo già vista. Ah no, arrivano con 3 special attack dots già attivati, garantita almeno una medaglia di tier 5 o superiore. Con 1, 2, 3 special attack dot e un magic broom. Ragazzi, conviene o non conviene? Secondo me non conviene, soprattutto per i banner che sono usciti. Adesso andiamo a vedere. Ah, scusatemi, dura fino al 28 di aprile. Le medaglie le conosciamo già abbondantemente, sono tutte e due tier 7. Una è magic e un'altra è power, tutte e due a bright. Poi Ace Juventus EX is back. Arriverà con 5 le... Con 5 special attack dots non è garantita, è solo incrementato il drop e ogni 3 pool è garantita la sua trait medal. Ogni pool abbiamo una tier 5 garantita o superiore con un magic broom. Ovviamente ragazzi, è inutile dire, le altre 9 medaglie sono in realtà 5 o superiore, dura fino al primo di maggio. Possiamo trovare la versione boosted, ovviamente la conosciamo, secondo me è molto superata come medaglia, molto superata. Poi dopo ci sono varie opinioni in merito. Andiamo back e abbiamo parlato. Kingdom Hearts ci ha parlato un attimo quello che è stato i soft bans. Però qui parla di cheat a livello di jewels, quindi non per quanto riguarda. Non per quanto riguarda i lux sospetti, però non saprei. Però è bene che stiano facendo qualcosa al riguardo. Back, scusate ragazzi se vado molto velocemente, però comunque sia, l'ho detto, la situazione è critica. Devo ancora fare pranzo e poi il montaggio e il caricamento sarà molto lungo, soprattutto sul caricamento, perché, ripeto, non ho la fibra ottica, magari l'avessi. Andiamo subito, sono state aggiunte le nuove prod mod, sono disponibili fino alla quest 575, dove otterremo le solite cose, comprese le gemme, quindi molto molto buono. E Magic Mirror per chi ancora non fosse full. Poi andiamo back. Ah, ragazzi, sono abbastanza difficilotte. Cioè, vedo che la difficoltà si sta facendo sempre più, tra virgolette, difficile. Però niente di eclatante. Cioè, chi gioca da molto non avrà sicuramente problemi. Andiamo back. Versione 2.6 update preview. Primo volume. New PvP mod, ragazzi, qui ce la spiego un attimo. La PvP mod ci dovremo. Ecco che comincia. Che c'è? Un attimo. Vieni qui se puoi muovere le coccole. Allora, player contro player usando molteplici keyblade. Ragazzi, questo video lo faremo con la gatta sulle braccia. Faremo questo video con la gatta sulle braccia, ragazzi, perché altrimenti miagolerà sempre. Allora, abbiamo infinite HP e si baserà su most damage. Chi farà ovviamente il danno maggiore sarà il vincitore. Avremo 3 Keyblade da usare già determinati con 3 round, un Keyblade a battaglia. E il primo player che vincerà 2 turni ovviamente vincerà il match. Qui lo vediamo un attimo come hanno strutturato l'interfacce, qui vediamo Starlight, Olimpia e Ferrir, poi dopo non so se cambieranno, e ovviamente i turni andranno in base all'ordine di Keyblade che abbiamo selezionato. You cannot use the same medal more than once in different setups. Quindi ragazzi, sostanzialmente se abbiamo una Kairi non potremo utilizzarla in tutti e 3 i Keyblade, ma solo in uno. Stessa cosa con lo Stetexion EX, quindi se ne abbiamo due, bene, altrimenti dovremo trovare un altro sistema. Quindi ragazzi, sostanzialmente è questo, buono, l'aspettavamo tutti, già sapevamo di questa cosa, non so
sinceramente, quando la vedremo, speriamo prima possibile, non lo so, a me non fa impazzire, però tutto può essere, intanto la gatta salta. Andiamo back, scusate questo video un po' diverso dal solito, ragazzi, ma veramente, se no non ho mai tempo di farlo. Passiamo alla bonus jewels e special attack bonus campaign, durano fino al 3 maggio. Sì, al 3 maggio. Qui vedete le tabelle dello special attack bonus in base ai tier. E qui vedete i bonus di jewels e i bonus degli skip tickets, sempre gli stessi, sono, non è cambiato assolutamente nulla. Back, ma la novità, ragazzi, è questa. Ma allora, se io ti dico di stare qui, tu stai qui. Allora, Stained Glass EX Plus Medal Deals, ragazzi, come possiamo vedere abbiamo raggiunto gli 8 milioni di downloads e quindi il primo pool in ogni banner di questi è gratuito. Inoltre, questi banner sono veramente strani. Allora, parto un attimo dal banner in sé per sé, ok? Allora, abbiamo come garantita la trait medal in ogni pool, ovvero la trait medal di questo banner delle medaglie, no? Sarà garantita in ogni pool. Sono veramente tantissimi banner, ragazzi, io mi intreccio anche nelle parole. Poi abbiamo garantito 3 Magic Mirror ad ogni pool e 9 medaglie tier, sì, ciao, 9 medaglie di rarità 5 o superiore. Abbiamo Stained Glass Number 1, Number 2, Number 3, Number 4 e tutte EX Plus e fanno una cosa veramente interessante. Veramente interessante. Qui ci dice che la Trait Medal garantisce un Trait e uno Special Attack Tots e queste, ragazzi, sono le artwork di ognuna di queste medaglie. Sono bellissime, assolutamente bellissime, non c'ho nessun'altra cosa a dire. Dura fino al 22 maggio, ragazzi, è un periodo veramente lungo. Siamo arrivati a 23 giorni rimanenti, quindi avremo modo di prendere almeno una Mercy, non c'ho dubbi. E se prendete sempre il VIP, anche di più, quindi penso due Mercy, perché in totale per prenderle tutte servono 48.000 jewels. Servono prenderle tutte? Non lo so. Vediamo, comunque sono garantite tutte in 5 pool, nel nostro caso in 4 pool perché abbiamo la poolata gratuita. Sì, qui ce lo dice più nello specifico, possiamo trovare la versione boosted, ho visto già qualcuno che l'ha trovata, con 1000 attack e 1000 defense in più. Vediamo qui, ragazzi, le medaglie, a me piacciono veramente tanto. Aqua, secondo me la prima è un po' sottotono perché c'è già la medaglia tier 4, che è un po' più sbiadita. Qui sono i colori più accesi, ma non so, potevano inventarsi qualcosa di meglio, secondo me. Sono tutte tier 8. Partiamo dalla Stained Glass First EX Plus, include ovviamente l'artwork. Magic Sprite tier 8, Target Tall, costa 2. E con il moltiplicatore abbiamo 10,82 e 15,46. Applica 6 hit per un turno. Aumentiamo la Strength e la Upright Strength e la Magic Strength di 7 tiers e diminuiamo la Target Death di 4, la Magic Death di 7, lo Special Attack Bonus più 40%, quindi un incremento del 20% in base alle ultime medaglie viste, e infligge più danni in base allo slot number, quindi più piccolo è lo slot in cui le piazzerete, più faranno danni. Io l'ho vista nel Friends, per esempio, e fa veramente pochissimo danno, ragazzi. Quindi attenzione. Stained Glass Magic Reversed fa esattamente la stessa cosa, solo che qui invece di aumentare la Upright Attack, aumenterà la Reverse Attack, quindi Strength. Poi Stained Glass numero 3 è Power Upright, fa esattamente la stessa cosa. E poi l'ultima, la quarta, Reversed Power, che fa esattamente la stessa cosa, solo Reversed. Quindi, ragazzi, sostanzialmente prendete l'Upright, sapete lo Special Attack bene, se la medaglia è Reversed aumenterà la Reverse Attack invece che l'Upright Attack e così via. A me, ragazzi, fanno impazzire tutte quante. Ho un po' di dubbi sulla prima, però le altre sono veramente belle. Riku, ragazzi, è maledettamente fatto bene. Non ho veramente parole, non ho altro da dire. Conviene pullare su queste medaglie, ragazzi? Ve lo dico subito, se riuscite ad arrivare alla Mercy, prendetele tutte.
tutte quante. Non so perché, ma ho l'impressione che ci serviranno in futuro, anche perché non conviene più tanto avere la doppia tripla carry in questo modo. Perché, per esempio, faccio un'ipotesi di Keyblade. Sul Fairy Stars abbiamo Kairi magari copiata due volte, poi ci mettiamo la Stained Glass numero 1, quindi la Bright Magic al terzo slot, poi Xion nel quarto, la Kyart numero 16 nel quinto e nel Frieza magari un Rigu Replica. E ragazzi, vi assicuro, è un Keyblade che fa veramente paura. Oppure magari un SD Vanitas che copia magari un Wally Share, fa malissimo, ragazzi. Fa veramente i buchi. La stessa cosa per quanto riguarda il Ferrir o il Dark Noun e il Diamond Dust. L'unico problema, forse, sul Diamond Dust e sul Dark Noun sono i gauge. Però questo è un altro discorso, poi magari troveremo un modo. Io sicuramente, ragazzi, prenderò Stained Glass numero 1, anche se non mi fa impazzire come è stata disegnata. Ecco, volevo tanto prendere quella di Riku, quindi la terza Stained Glass, però penso che ora come ora mi concentrerò sul mio Fairy Stars. Però c'è sempre lo stesso problema, ragazzi. Mancano le maledettissime skills che io sto aspettando. Sena, per favore, dateci le skill, vi supplico. Però vabbè, ragazzi, ormai ci accontentiamo. Io volevo vedere un attimo una cosa importante. Ah, sì, ovviamente queste non verranno introdotte nel sistema di pull. Però volevo vedere se davano dot, ma qui non dice niente al riguardo. Sembra non dire niente, ragazzi. Poi magari mi sbaglio io. Ok, qui si dice che se facciamo 2000 eco SP attack bonus più 15% e un'altra col più 30% avrà l'effetto il valore più alto. Quindi se usiamo questa, magari è un'altra che non mi ricordo. Ventus, per esempio, di Ventus EX farà. Sarà applicato lo special attack bonus delle Stained Glass. Quindi, ragazzi, penso che per questa notaisis lunghissima, forse non lo so, sia tutto. Quindi pullate, pullate veramente come matti se avete jewels. Però attenti perché questi banner durano veramente tanto e magari nel frattempo uscirà qualcosa di molto molto più indispensabile. Chi lo sa? Da questo video strano, ragazzi, penso che ormai sia tutto. Vi saluta anche la mia gatta che si sta dimenando dalle mie braccia. Noi ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti, ragazzi. Buon 1º maggio anche a voi.